Ah, non sono una bicicletta? Ah no. Chiedo scusa. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo è Ciccio Benza. Oggi siamo in una mise leggermente diversa perché sto andando a fare un paio di commissioni, a trovare un amico qua vicino, quindi ho deciso di non mettere la tuta da viaggio, i pantaloni da viaggio, la giacca da viaggio, ma di mettere semplicemente i miei guanti, le mie scarpe e il mio casco come protezione, perché devo fare veramente poca strada in città. Le protezioni sono importantissime, sempre vanno sempre indossate il più spesso possibile, se non appunto sempre. A volte, quando hai un po' di esperienza o di incoscienza, fai delle eccezioni, e per quanto mi riguarda sono poche e cerco di essere veramente molto molto più attento a quello che mi circonda. Voglio tra l'altro aggiornarvi un po' sulla situazione moto, perché in teoria ci siamo lasciati vicino al passo della Mauria, che avevo un po' di problemi con la Ducati, ma tutto sommato siamo qui con la Ducati e potete dirmi: Ciccio Benza, ma avevi detto che avevi problemi con la Ducati? Sì, effettivamente al ritorno al passo della Mauria la moto ha avuto un problema anche di tipo importante per quanto mi riguarda. Si era accesa la spia elettronica e la moto era cappata, quindi limitata a 45 km orari, e ero a più di 200 km da casa e sarebbe stato veramente veramente problematico tornare a casa. Per fortuna ho telefonato in concessionario Ducati a Padova e mi hanno detto: beh, prova a spegnere e riaccendere come si fa con i computer, come si fa con Windows, come spesso succedeva in IT Cloud, telefilm che vi consiglio di andare a vedere. E quindi ho provato a spegnere e riaccendere un paio di volte e la moto magicamente è ricominciata a funzionare con spia sempre accesa. Così, appena tornato a casa, il giorno dopo ho portato la moto in concessionario per fare un controllo. Controllo positivo, nel senso che non c'era niente. La spia era sparita, anche durante il controllo non hanno rilevato anomalie. Quindi per sicurezza hanno fatto un aggiornamento della centralina software e mi hanno detto: aspetta, se si ricapita, se si ripresenta, ne riparleremo. Quindi così ho fatto. E quindi la moto funziona, ci vado in giro tutto a posto, anche perché dovete sapere che in questo periodo non ho praticamente altri mezzi se non la moto, e quindi diciamo che è fondamentale che funzioni sempre. E per concludere un po' il discorso di aggiornamento sulle moto, mi è venuta voglia e idea di fare un video molto molto figo nelle prossime settimane, non vi spoilerò nulla, ma per poterlo fare avevo bisogno di una serie di accessori. Così, quando sono stato in Ducati l'altro giorno per fare la verifica della moto, già che c'ero, ho ordinato un po' di cosette che poi monteremo sulla moto e vi spiegherò anche per che cosa effettivamente servono. Vi ringrazio tantissimo tra l'altro per la vostra presenza, perché con gli ultimi video di consigli che ho pubblicato ho notato un certo interesse su questi temi. Mi sembra che piacciano, insomma, ecco, che interessino. E ora mi sono detto: aspetta, demo un'altra opinione su un tema sempre molto molto caldo. È meglio la moto o è meglio la macchina? E ora, cosa è meglio? Se è meglio andare via in moto o se è meglio andare via in macchina? Se è più bella a moto o se è più bella a macchina? Questione vecchia come il mondo. Dibattito continuo sulla strada tra motociclisti e automobilisti per un sacco di motivazioni, no? È meglio a moto, ancora di più, va più veloce, è più divertente. Se è meglio a macchina, perché quando piove stavo dentro il caldo, non mi bagno e non so muoio quando arrivo da lavoro. Diciamo che è pieno di argomenti. Io mi concentrerò ovviamente, come sempre, solo su alcuni, perché non è che voglio fare l'enciclopedia, voglio fare una roba così descrittiva ma non esaustiva. Partiamo da una cosa importantissima e fondamentale per me, che è uno dei primi elementi, diciamo, che ti avvicina alla moto e ti fa pensare che la moto sia meglio della macchina. Parlo per il posto che io sono un grande appassionato di motori in genere. Tutto ciò che si muove, ok, con un motore, a me appassiona da morire. Quindi, che sia una moto, che sia un motorino, che sia un aereo, che sia una barca, che sia una macchina, che sia un missile, un sottomarino, una ruspa, un trattore, ok, un
camion, a me la passione, mi attira, mi piace. Vorrei avere un garage infinito e sterminato con un mezzo per tipo, ok? Certe volte io non sono una persona invidiosa, vorrei essere Jay Leno però. Jay Leno ha un garage che è disumano. Magari farò un video su questa cosa. Ho detto che vorrei avere un garage disumano e vorrei vivere lì. Guardate che figata, vorrei vivere come in America, sulla chiattina con le barchina, che è bello. Altra serie che vi consiglio nostalgica, Riptide, per chi se la ricorda. Allora, dicevo, il primo argomento, no, che salta subito all'occhio è il rapporto non solo peso-potenza, che sicuramente è importante, ma è una conseguenza diretta e collegata, è il rapporto prezzo-prestazioni. Cosa vuol dire? Trovatemi una macchina da meno di 4 secondi, da 0 a 100, per meno di 5.000 euro. Poca roba, vero? O quasi niente. Anche andando indietro su macchine vecchie è difficile, vero? Bene. Con una moto la soglia dei 4 secondi è raggiungibile facilmente con moto datate, anche con 10-12 anni, e con anche pochi cavalli. Di conseguenza, con una spesa molto contenuta, potete comprare un mezzo che sicuramente ha delle gran belle prestazioni. Prestazioni assolute che non è che vi servono per andare a correre, a fare il mona in giro per strada, però danno soddisfazione, fanno divertire. Diciamo che guidare una moto può essere più divertente di una macchina, perché l'accessibilità, ecco, chiamiamola così, delle sue prestazioni, la soglia di accessibilità delle prestazioni è molto più bassa, cioè è molto più facile per una persona investire 5.000 euro a comprare una moto che investirne 30-40 a comprare una macchina. Quindi primo elemento è fondamentale. Poi, parlando di prestazioni assolute e di libertà di spesa, è ovvio che non c'è paragone. Un'automobile è in grado di erogare delle prestazioni, di ottenere delle performance infinitamente superiori a quelle di una moto, perché ha quattro ruote. Anche se ha un peso importante, basta metterci un motore disumano e la macchina correrà molto più della moto. Basta metterci dei freni fotonici e frenerà molto meglio di una moto la macchina. Se andate a guardarvi i punti di staccata e le velocità in percorrenza di curva di una Formula 1 e di una moto, del MotoGP, anche al Mugello, vi rendete conto di come una Formula 1 schiaccerebbe una moto. Ok? Questo perché ovviamente ho quattro ruote, anziché do, tappare, freno meglio, corro meglio, in curva posso dare gas de cattiveria, che tanto ho quattro ruote, non casco, e avanti così. Però per l'uso comune quotidiano, per la vita di tutti i giorni di noi poveri mortali, comuni mortali, che non ci possiamo permettere macchine da 200.000 euro, tipo sto BMW qua, e basta tornare una moto e tessire da strada, metaforicamente. Quindi prestazioni assolute. E andando avanti, parlando sempre di informazioni, no, e vantaggi legati al contesto specifico delle prestazioni, mi voglio collegare ad un'altra cosa: il traffico. Ora di punta di un normalissimo giorno della settimana di lavoro, che tu sia in centro a Milano, che tu sia in centro a Padova, che tu sia a Canica T, spostati in macchina e a colonna, l'autobus che si ferma, questo e quello. Cosa succede? Che da bravo mona te devi stare in colonna, stai fermo lì e aspetti il tuo tempo, come tutti i cristiani che ci sono in strada, per arrivare dove devi arrivare. In moto, pur rispettando le norme della strada, pur restando entro i limiti della umana decenza, ok? Cioè devono andare a fare Nebo Kid, sicuramente molte delle colonne di auto che incontri potrai facilmente saltarle. È brutto da dire, ma è la verità. La moto è piccola, passa dove la macchina non passa, e questo ti permette di superare magari la colonna da macchine. E ora vedi che a moto è meglio da macchina, anche per questo motivo, perché vado ad andare da qualche parte, salgo in moto, vago. Terzo elemento sempre collegato a questo aspetto: il parcheggio. Sempre lo stesso scenario, sempre la stessa situazione. A te sei in centro e te vado a catare parcheggio. Trovalo in macchina, de sabato pomeriggio in centro a Padova. Vai, vai in Bendino, vai in Piazza Insurrezione
e prova a parcheggiare la tua macchinina. Ah, te metti in corona, te spedi 5 ore che sei già finito, e tu mi si casa, bevuo sprise, ti devi tornare a casa e ti devi tornare a casa. Questo se faccio in moto, moto arrivi, sempre restando nei limiti dell'umana decenza, non andando a fare parcheggi orribili, trovi facilmente parcheggio. E dopo che parcheggi la macchina, di solito parcheggi tranquillamente la moto, quindi lo spazio, volendo, per parcheggiare facilmente le moto c'è. Certo, ti potrei dire, ma scusami, la macchina che piova, vento, neve, già sa, foglie per terra. A te ho capito anche a te l'altro giorno nel video qua in alto che ti trovi nella scheda, a se una rottura, vai in moto, ti arrivi moio, ti arrivi infreddolito, ti arrivi caldo, suà, moio, sempre moio, in moto ti sei sempre moio. E macchina no, e macchina, arrivo bello riposato, arrivo dopo 4 ore, ma arrivo bello riposato. A riposato no, ti arrivi al massimo imbestialito, pieno di bestemmie, però effettivamente arrivi asciutto e pulito. Questo è vero, assolutamente un vantaggio per la macchina. No dai, non è l'unico vantaggio per la macchina, però sicuramente è un vantaggio molto molto importante. Insomma, diciamo che è molto molto difficile per il nostro stile di vita prescindere dall'avere una macchina e avere solo una moto. Conosco poche persone che hanno il coraggio di fare questa scelta, soprattutto perché appunto in inverno qui da noi è più difficile. Certo che se vivessi a Miami, no, Miami no, che piove massa, se vivessi in California forse ci penserei, pioverà due volte l'anno. Quindi ricapitolando, prestazioni assolute, prezzo prestazioni, comodità nel traffico, comodità nel parcheggio, e con questo pacchettino avremo già vinto, avremo stra vinto, no? Tutte robe che voglio dire, te puoi anche vedere, tia, non è che serve a Ciccio Benza per capirle, però magari Ciccio Benza te le racconta in un modo un po' più simpatico. Un altro elemento, secondo me, chiudiamo in uno solo, ok? Che lo potremmo chiamare punto di vista. Il punto di vista è un elemento fondamentale, secondo me. La moto ti offre un punto di vista nuovo, completamente nuovo, rispetto alla macchina. Tra l'altro questo è uno dei motivi per cui secondo me un automobilista nella vita dovrebbe provare almeno una volta o due andare in moto, capirebbe tante cose. Cosa vuol dire punto di vista? Molto molto semplice, in realtà. Quando percorrete una strada, tanto aspettate che metto il cruise control, che è un'altra delle cose meravigliose, poi farò un video anche di questo magari. Il punto di vista è meraviglioso. Quando percorrete una strada, provate a percorrerla in diversi modi. Non avete la moto, vabbè, provate a farla a piedi o in bicicletta. Quante sono le cose diverse che vedrete facendola con un mezzo di trasporto differente? Impiegando un tempo differente, una velocità differente, ma anche una posizione diversa. Noterete un sacco di cose diverse. E questa è una figata incredibile, secondo me. Ed è una delle cose più belle della moto. Quando state in moto e fate la stessa strada che avete fatto in macchina, io sono sicuro che vi fermate, senta cosa, che roba là non l'avevo mai vista, senta cosa, che roba là non me la ricordavo così. È matematico, perché il punto di vista è diverso e vi porta la moto a vedere e sentire cose diverse. Un mix di cose, perché non è solo vedere, sono gli odori, i profumi che sentite in macchina, quelli dell'area confezionata che avete attaccato. Non sono i veri odori che ci sono fuori, anche perché in macchina si porta ad attaccare l'aria condizionata, attaccare il filtro antipollini e attaccare il ricircolo dell'aria d'Arvedo Scorese in macchina, che vi piace sentire il vostro profumo di botte vecchia. Non è l'odore che trovate fuori. Certo, ci sono odori più gradevoli, meno gradevoli, assolutamente, ce ne sono tanti diversi, ma sta a voi. Io li adoro tutti, che tu sia in montagna e hai questo mix di profumi, di aghi, di pino, muschio, boasse, le varie essenze, no, che trovi nel bosco, quel profumo umido di muffa, dei funghi autunnale, delle foglie secche, bagnate magari, in estate l'erba tagliata, la salsedine dello iodio del mare, i fiori, il vostro stesso scarico della moto, il profumo della benzina, è qualcosa di
meraviglioso che solitamente in moto avete e in macchina no. E come questo, quindi gli odori, ciò che vedete, i profumi, le sensazioni che provate in moto dovute dall'ambiente in cui vi trovate. Una cosa pazzesca che andando in moto, man mano che uscite dalla città in estate, sentite sempre più fresco e a un certo punto quando siete nei campi venite inondati di un'aria fresca e meno umida, e anche questa è una sensazione, un'emozione che in macchina non avete. Ed è bellissimo provare queste emozioni, veramente bello. E per ultimo mi sento di dire un'altra cosa molto 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 importante per me, ma non solo per me, è importante per tutti quelli che vanno in moto: la fratellanza, la tribù. Come dicevo nell'altro video, chi va in moto è parte di una tribù, è parte di una grande famiglia, più o meno, più o meno in modi diversi magari, ma in linea di massima è parte di una grande grande famiglia. E ora ti dico una roba, ti fa un esempio fondamentale per spiegarti questa cosa. Non è che ti serve che te parti, te va un raduno con la moto per vedere sta roba. Sei in macchina, te vai, fatto strada, a un certo punto te hai un problema e ti devi fermare. Diciamo che ti macchina te che sbusare la gomma, banalmente, o te che l'acqua del radiatore che boe, vabbè, una roba semplice. Chi è che si ferma? Dimmi chi è che si ferma a darti la mano. E ora, se te sei un bel tosetto, te sei una bella tosetta, te sei un bel esemplare umano con un fiato di carne esposta, può essere che in macchina qualcuno si fermi a darti la mano, sperando di darti due colpi magari, ma qualcuno magari si ferma. Devi sperare tanto però, perché a me è capitato e nessuno si è mai fermato a darmi la mano. Qui da noi, all'estero, ovviamente è diverso. In moto? Certo, anche in moto se te sei un bel tosetto, una bella tosetta, aiuta. Nulla da dire. Ma in moto è quasi certo che se tu ti fermi, anche solo per andare a fare la pipì, anche solo per andare a pissare, è sicuro che se ti fermi qualcuno si ferma a controllare se stai bene, se è tutto a posto. Viene a dirti, hai detto problemi? Ti serve la mano? Sì, boia, ve lo assicuro, fate una prova anche tanto per provare, è matematico. E questa è l'espressione dell'essere parte di una famiglia, di essere un gruppo affiatato di persone che condividono una passione e che di conseguenza si danno una mano quando c'è bisogno. Questa è una cosa fondamentale dell'andare in moto, questo spirito di fratellanza, questo senso di appartenenza diverso che hanno le persone. Anche con la macchina succede in ambito sportivo, in categorie un po' ristrette magari, ma generalizzato assolutamente no. Poi è ovvio che trovate qualcuno che ha la moto e non che c'ha niente di voi altri, però è più difficile, ecco. Io intanto sono praticamente arrivato dove dovevo andare, quindi direi che possiamo salutarci. Io vi ringrazio ancora tantissimo per la vostra disponibilità, vi ringrazio ancora tantissimo perché mi state guardando, e quindi spero che quello che faccio vi piaccia e vi diverta. Vi ricordo assolutamente sempre di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina, perché così intanto restate sempre aggiornati su tutti i nuovi contenuti che pubblico, che se vi piacciono è tanta roba. Se ti iscrivi, se ti piace, ti iscrivi, attivi la campanellina, in automatico, così al momento ti arriva la messaggetta che ti dice: ehi, Ciccio Benza che ha fatto una roba nuova, va a vederlo. Quindi fatelo, per voi, cioè anche per me, perché ovviamente mi dimostrate il vostro interesse, il vostro supporto, ma comunque è una cosa anche socialmente utile per voi. Seconda cosa, mettetemi un bel like a questo video se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto mettete un dislike, anche se YouTube ultimamente mi pare che non abbia molto interesse a tenere il pollice verso, e lasciate un commento, dai, scrivetemi qualcosa, che nasce da do ciacco e nasce qualcosa. Magari se cattemo andiamo a bere un spritz assieme, andiamo a fare un giretto in moto, dai, scrivetemi fioi, dai, fatemi questo favore. Poi ho capito che sei quello che non ha voglia, non che piace, non sei molto social e non scrive mai niente, non dice niente. Dubito che non abbia qualcosa da dire sui miei video. Quindi ditemelo, bello o brutto che sia, io rispondo a tutti. E
leggo tutti soprattutto, e quindi se c'è qualcosa che posso fare per migliorare, lo faccio sempre, mi raccomando, quindi scrivetemi. Io direi quindi che per questo video è tutto, quindi io direi che il nostro video può finire qui.